Un saluto a tutti gli amici del canale di YouTube e a tutti i campanari. Oggi mi trovo davanti a una chiesa dove non ci venivo da un bel po' di tempo e perché chiaramente è nuovo arrivato, mi trovo davanti alla parrocchia di Castelperroso di San Martino. Allora qui io ho passato la mia infanzia, quindi come non fare il video dei 250 iscritti sulla chiesa infantile, diciamo. Questa chiesa è veramente bella e allo stesso tempo anche delle bellissime campane. Qui in totale abbiamo 6 campane in tutto proprio. Abbiamo 3 elettrificate motorizzate a distesa, 2 che suonano l'orologio. Una non funziona e una un suonello che, guardate qua, che volendo ci si può attaccare la corda, ma purtroppo chiaramente non interessa, quindi perché abbiamo questa bella campanona qua e a breve dovrà suonare la campana maggiore a distesa per 3 minuti per annunciare per la chiamata della messa festiva. Chiaramente verrà preceduta dal suono del quarto, perché adesso che ore sono? Sì, suonerà il quarto con la piccolina e poi partirà a distesa la grossa. Queste campane ci sono molto a cuore a queste campane e purtroppo la seconda è ancora rotta. Dopo tutto questo tempo, ecco qua, il quarto, la seconda dicevo che è rotta ed è rimasta rotta. Poi vi farò vedere meglio. E adesso partirà la campana maggiore, a distesa.
E abbiamo appena ascoltato la suonata festiva di questo campanile, in pratica la distesa della sola campana maggiore. Se funzionerebbe anche questa campana, la seconda, quella sulla parte retrostante, suonerebbero entrambe, però purtroppo, visto che è rotta, è stato anche staccato il motore perché per pericolosità che uno non sa che c'è la staffa rotta, la campana appesa e va a accendere la campana seconda, la campana tranquillamente se ne esce dal campanile e qua dietro c'è la chiesa, quindi onde evitare abbiamo direttamente staccato il motore, poi essendo il primo motore della Trebino è anche abbastanza vecchio. E di qua invece abbiamo la terza campana qui, vedete? E là sopra abbiamo le due campanelle dell'orologio che hanno ancora i vecchi martelli meccanici. Perché? Perché questo orologio, il quadrante vero e proprio, riporta la data 1815. Pensate un po', quello è un orologio, altro che questi orologi che fanno, ma quello è un orologio, questo qua è un orologio, vedete com'era bello, che dopo ve lo farò rivedere. C'era il meccanismo meccanico appunto, proprio con i pesi, e ci si dava la corda ogni giorno. Poi sopra abbiamo le due campanelle abbastanza antiche, adesso funzionano con gli elettromartelli, però quello della prima non funziona, come sempre, e la seconda è rimasta rotta. E questo è l'orologio che vi dicevo prima, datato 1815. Questo è un orologio, questo si può chiamare un orologio, vedete che bel quadrante, però purtroppo anche il nostro orologio è fermo. Perché? Perché è rotto il motore, è rotto la pilotina dentro e quindi non cammina l'orologio. E questo mica solo per l'orologio, pure per la campana seconda, pure per la campana dell'orologio. Purtroppo qua, quando non ci sta né volontà né condizione economica per fare queste cose, non ci si può fare più niente. E allora raga, io come sempre, come ogni, diciamo, episodio del traguardo degli iscritti, a questo punto a 250 ogni commento è ben accetto. Che voi abbiate idee, come si dice qui al mio paese, buone e malamente, commentate lo stesso, non vi preoccupate, perché ogni commento è ben accetto. E allora, grazie ancora per tutto il supporto che mi avete dato in tutti questi anni. Perché chissà, io mo non so quanti anni ha compiuto il mio canale, perché l'ho aperto quando tenevo tipo 7-8 anni, quindi capito, adesso ne ho 14. E vabbè raga, io da questo bellissimo campanile, da questa maestosissima chiesa, vi saluto e alla prossima. Ah, un'ultima cosa che volevo farvi vedere, nell'altro video che feci della distesa della piccolina, che potete cercare sul mio canale, vi feci vedere il quartz system che c'è dentro in chiesa. E adesso vi faccio vedere un'altra bellissima chicca che abbiamo in questa chiesa. Qua che cosa abbiamo? Il quadro vecchio murellato di queste campane, perché queste campane dovete sapere che vennero elettrificate per la prima volta dalla Morellando di Trevigiano, provincia di Treviso, e venne messo questo quadro manuale che per suonare le campane deve alzare il generale, prima, seconda e terza distesa. Poi qui abbiamo l'esclusore dell'orologio, accendevi questo e le campanelle non suonavano, mi sembra. E poi questo è per i tocchi. Adesso sul quartz system questo interruttore non c'è, però perché casomai accendevi le distese e premevi un martello,
Partiva il martello e se lo portava appresso la campana. Invece con questo lo disattivavi e premevi premendo i tasti, non succedeva nulla, mentre quando attivavi suonavano i martelli. E per quando dovevi suonare a funerale, devi stare ogni volta qui, premere prima uno, poi il secondo e poi il terzo, per tanto tanto tempo. Guardate qua, poi questo è il misuratore dei volt. Guardate qua. Questo è il suo interno. Guardate qua. Sono tutti vivi. I vecchi interruttori che adesso sono obsoleti e sicuramente vietati perché pericolosi. E questo è tutto più o meno poi qua. Il collegamento andava su. Purtroppo poi cadde un fulmine che bruciò questo quadro. E venne installato dall'Altrebino il vecchio quartz system. Quindi questo è tutto.